parte il progetto meridionalista, in contemporanea, perché è indispensabile che noi eleggiamo a Roma uomini e donne che siano pronte a bloccare il Parlamento per tutti i provvedimenti che vengono calati dall'alto e soprattutto che rappresentano ancora lo scippo del Meridione e della Sicilia. Col famoso PNRR, dove abbiamo avuto 200 miliardi dalla Comunità Europea, perché noi siamo sgarrupati, perché il Meridione è il territorio più sgarrupato dell'Europa. Questi 200 miliardi di euro li abbiamo avuti per questo, il 75%. 150 miliardi, per intenderci, sono stati dati perché il nostro prodotto interno lordo, il nostro prodotto anche territoriale della Sicilia e del Meridione è il più basso d'Europa. E l'assegnazione agli stati è stata fatta tenendo conto di tre requisiti. Tre. Giusto Carlotta? Ci sono, sempre ci sono. Oh. Tre. E quello che caratterizza l'assegnazione è esattamente il profilo proprio socio-economico nel quale ci troviamo. Cosa è successo? È successo che intanto non c'è stata una ripartizione a monte. Una. Seconda cosa, dai calcoli fatti, piuttosto che 150 miliardi, forse arrivano 40 miliardi, ma non solo, gioco di prestigio. Tutti i progetti finanziati con gli altri fondi già statali europei vengono definanziati, attenzione a questo, e come copertura nei 40 miliardi ci sono quelli. Quindi a conti fatti, noi risorse aggiuntive non ne avremo. E tutti pronti ad applaudire Prodi. Ah, Draghi, scusatemi. E perché, che differenza c'è? Ma non ho capito, ve l'ho detto a caso. Ma che differenza c'è? Prodi era venuto ad aprile del 2006 nelle baracche a Messina! Prodi, allora candidato! Avete capito? Hanno dovuto aspettare il caffone upecuraro di Fiume di Nisi per togliere e per avere la legge per togliere e eliminare le baracche di Messina, e questo brucia ad alcune consorterie messinesi, brucia che si fa una campagna elettorale, un accordo tecnico per avere una legge, brucia, certo che brucia, signori miei,